Stanno tutti bene in casa? Siamo due. Siamo fuori due. Ah, bene, bene. Sette anni. Vabbè, dai. Ah, bello. Ciao, sai, dai qui. Salvo anch'io. Sì, sì, anche te. Anche lei è su quel tuo. Anche lei è su quel tuo. Ciao, bello. Pesca, stai qui, dove vai? Già di casa. No, 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 no. Dico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. Sei bacini in funzione, cinque in provincia di Vicenza, uno in provincia di Verona, che è la Colombaretta, dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. Da quando siamo al governo abbiamo 600.000 occupati in più, il tasso occupazionale ha toccato il record dei 62,1%, abbiamo superato per la prima volta il tetto dei 10 milioni di lavoratrici, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce e si riducono anche gli inattivi, cioè coloro che non solo non lavorano, ma che hanno anche smesso di cercarlo un lavoro. È un segnale molto positivo, di grande fiducia nell'economia e nel futuro. Dati che ci rendono orgogliosi e che anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che voglio ringraziare ancora una volta, ha salutato con soddisfazione. Non intendiamo ovviamente cullarci sugli allori, cioè non significa che vada tutto bene. Noi continuiamo a lavorare per consolidare questi dati e migliorarli ancora. Proprio per questo in occasione del 1° maggio abbiamo approvato un ulteriore pacchetto di norme che libera circa 3 miliardi di euro per incentivare l'assunzione di donne, giovani, lavoratori più fragili, soprattutto al sud. Quando si parla del valore del lavoro, poi bisogna dire anche un'altra cosa importante, che il lavoro è dignitoso a 360 gradi, lavoro autonomo e lavoro subordinato. Questo perché soprattutto quando si parla della qualità del sapere, io dico che si deve anche dire che il sapere intellettuale italiano, rappresentato dai 28 ordini professionali, dai loro iscritti, è l'ossatura portante del sapere intellettuale italiano. Ci rendiamo conto che fra i 138 articoli, i 12 più importanti, quelli che sono gli articoli che fanno da concetti generali ma più importanti, ecco, l'unico argomento che è trattato in due articoli, proprio per vedere la centralità nel nostro sistema di convivenza civile, nel nostro ordinamento, è proprio il lavoro, che ci afferma all'articolo 1 siamo la Repubblica Democratica fondata sul lavoro e questo va declinato in tutte le sue, in tutti i suoi aspetti. Favorevoli 101, contrari 64, astenuti 0, il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto legge. Sul piano dei rimpatri di coloro che non hanno titolo a rimanere in Italia, segnalo che dall'inizio dell'anno, al 14 maggio, sono stati effettuati 1.779 rimpatri, in aumento rispetto al numero di 1.681 dello scorso anno, ancorché parte dei CPR esistenti non siano pienamente funzionali a causa dei continui atti vandalici posti in essere dagli stessi stranieri che vi sono trattenuti. Il 70% dei rimpatriati è transitato dai CPR, sicché ribadisco che è necessario realizzare nuove strutture sul territorio nazionale, comprese...